Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, io oggi commento la partita svoltasi ieri all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani contro la Salernitana, 2-2. Bene, primo tempo dove il Pisa scende in campo con l'idea giusta e la mentalità giusta, un buon Pisa, a parte qualche errore, a parte di Vido, però i ragazzi mi sono piaciuti. Che dire, Prontera al 12° ammonisce Benedetti, secondo me è una ammonizione inventata da parte di Prontera, ma così ci vogliamo aspettare da quest'arbitro? Io l'avevo detto, no? Ho fatto la live, chi ha visto la live ha visto anche il mio pensiero su Prontera, quindi una serie di arbitri e di arbitraggi assurdi, allucinanti. Alla fine del primo tempo, insomma, dove le squadre più o meno si studiano in entrambe le posizioni, Mazzitelli spara alto al 45esimo, peccato, e le squadre scendono in campo, scendono negli spogliatoi, scusate, sullo 0-0. Tutto succede nella ripresa. Allora, la ripresa viene inserito da parte di D'Angelo Wagner su Benedetti. Sì, una buona sostituzione, direi. Poi nel corso d'opera vedremo, entra Sodimo, ma mi avrei provato forse Mastino, non lo so. Comunque andiamo avanti, vedo qualche errorino di troppo, però in definitiva si è visto un Pisa in avanti, un Pisa veramente con l'idea di riuscire a farcela e di riuscire a vincerla questa partita. I ragazzi avevano un'altra impostazione nella ripresa, e quindi Birindelli, che secondo me ieri è stato il migliore in campo, alla 46esimo se non erro, tira una sassata là fuori area dove impegna Bers e manda salva, e quindi niente, nulla. Comunque il gol era nell'aria, e al 53esimo Mazzitelli in sacca, dopodiché al 73esimo Marconi raddoppia e mette il timbro, quindi un errore, peccato, di Beghetto, che fino a quel punto non aveva giocato male, consente a Tutino di portare la Salernitana sul 2-1. Adesso siamo al 76esimo, quindi diciamo così, una partita che va avanti, il Pisa chiude bene gli spazi, non dà la possibilità alla Salernitana di avvicinarsi alla tre quarti nostra, e io ero, diciamo così, ormai l'avevo vista vinta, insomma, ecco, l'avevo vista vinta e mi sbagliavo, perché nel recupero al 90esimo più 3, quindi al 93esimo, forse Wagner sbaglia, commette un errore difensivo, e questa è la mia impressione, eh. Poi Casasola in sacca il 2-2, dopodiché non si capisce più niente. Prontera da un ulteriore minuto di recupero, non si riesce a battere il fallo laterale, non si capisce più niente, parapiglia generale, il minuto di recupero finisce sul parapiglia, cioè siamo a 94, da un ulteriore minuto, l'ultimo minuto finisce il parapiglia, quindi una partita che scivola, scappa dalle mani a Prontera. Io non dico che in un minuto il Pisa sarebbe riuscito a fare 3-2, per carità di Dio, però dobbiamo giocare, cioè il minuto va giocato, un minuto e mezzo, quello che è, va giocato, in un minuto cambia nei risultati, va bene. Quindi Prontera fischia alla fine, dopodiché D'Angelo va appunto da Prontera a chiedere spiegazioni, e a quel punto Casasola gli dice stai zitto, e gli propina un'offesa grave. Ora non si capisce poi qual è stata questa offesa grave, e comunque Prontera che fa? L'ammonisce.
cioè a Marconi per una presunta frase presunta, detta non detta, non si capisce bene, cioè viene deferito alla, viene portato in processo, diciamo così, federale. E questo davanti all'arbitro, Casasola davanti all'arbitro, niente, parolacce qua e là, e si ammonisce. Quando io dico che Prontero è un incompetente, voi, cioè voi, dico in generale, niente, come se nulla fosse, come se nulla fosse accaduto, come, cioè una ammonizione. A D'Angelo, che poi D'Angelo è una persona che porta rispetto a tutti, massimo rispetto a tutti porta D'Angelo. Vabbè, non si capisce. Poi, sempre a microfoni da Zon, casa sola. Ah, qui nel Salernitana abbiamo giocato, noi ci meritavamo di vincere, il Pisa non è niente. Io porto sempre rispetto a tutti, e voi lo sapete, no? Però a me queste dichiarazioni fuori luogo, e dopo che hai offeso anche l'allenatore, cioè dovresti solo che vergognare, caro Casasola, eh? Ti dovresti solo che vergognare, un comportamento, un atteggiamento, cioè veramente che non fa parte dello sport, questo comportamento, questo atteggiamento, assolutamente, ed è da condannare, da condannare. Va bene? Al di là di quello che dice nel effetto arbitrale Prontera, quello ne è un altro. Comunque, ragazzi, io ho visto anche, ho letto anche il, diciamo così, l'articolo che ha fatto mio amico Michele Bufalino, dove dice, prendo il trafiletto, l'entrata a gamba alta di Carnesecchi su Palombi, il rigore non dato a Mari in Cremonese Pisa con la Virtus Entella, la rete annullata regolare a Benedetti e il rigore inesistente assegnato ai padroni di casa, per non parlare di un altro rigore non dato contro il Frosinone per un tocco di De Vito che avrebbe potuto cambiare il match. Nel mezzo anche una ammonizione a D'Angelo contro la Cremonese, se vi ricordate, quando si è lamentato del fallo che doveva dare l'arbitro su Lisi, poi non dato, tanto da sopportare, forse fin troppo. Queste sono le parole di Michele Bufalino per quanto riguarda gli arbitri, e mi trova perfettamente d'accordo. Anzi, Michele, sei stato anche fin troppo bravo, perché io avrei fatto anche di peggio e avrei scritto forse anche di peggio. Questo è quello che penso io di questa quaterne arbitrale, che fino adesso hanno fatto veramente pena e pietà verso la società e la squadra del Pisa Sporting Club. Questo è il mio pensiero. Basta, io la finisco qua. Non voglio andare oltre, per me i ragazzi hanno dato il massimo. Mi dispiace dell'errore di Beghetto, e forse la svista di Wagner, ma per il resto i ragazzi, secondo me, nel secondo tempo hanno dato il massimo, hanno lottato come leoni. Purtroppo è andata così e va bene così, però questo è quello che io penso degli arbitri, che fanno schifo, sono veramente vergognosi sotto ogni punto di vista, e non voglio aggiungere altro. Di fronte a tutti, televisioni, questa è la verità. Bene ragazzi, io per questo video la finisco qua. Se vi è piaciuto, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo una cosa, commentate, va bene? Commentate, perché veramente questo video è da commento. Bene, vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima disamina, Monza-Pisa.